Si è svolta a Teramo il 25 marzo la prima edizione delle giornate teramane di ecografia ginecologica. Direttori del corso, i dottori Alessia Di Legge e Alessandro Santarelli. Con grande entusiasmo e orgoglio abbiamo presentato questa prima iniziativa. Il tema è la centralità della diagnostica ecografica nei percorsi che hanno come obiettivo ultimo la cura della donna, sia per patologie benigne che per patologie maligne. Questo passa attraverso la formazione dei professionisti che maggiormente si dedicano a questa disciplina. Il programma del congresso è una panoramica a 360 gradi che spazia dalle masse ovariche benigne a quelle maligne, dalla patologia endometriale, dal polipo al carcinoma, a quella miometriale, benigna e maligna. Oggi avere all'interno del proprio gruppo di lavoro queste professionalità permette di poter fare delle diagnosi raffinate, di poter evitare degli esami diagnostici che spesso risulterebbero estremamente indaginosi, complessi e anche poco utili, e di pilotare una chirurgia di precisione oppure di definire e determinare il percorso di controllo, ovvero di follow-up. Obiettivo del corso: fornire linee guida, protocolli e procedure di ecografia ginecologica, diventata strumento insostituibile nella diagnosi e nella gestione delle diverse patologie ginecologiche. E ci aspettiamo e speriamo che questa nostra iniziativa possa stimolare la creazione di una rete, di una rete che si possa estendere a tutta la regione, dove non mancano figure professionali con queste skills. E per quanto riguarda invece la nostra azienda teramana, il progetto è già in itinere e già ci avvaliamo di figure di professioniste che permettono di tracciare la rotta e di garantire alle donne il percorso più giusto, che può essere chirurgico o di cure.